Amici di Idea Web, buongiorno a tutti. Continua la serie delle nostre video interviste per quanto riguarda la corsa a poltrono di sindaco di Mondovì. Elezioni amministrative, vi ricordiamo che avranno luogo domenica 11 giugno. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Donatella Garello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Giolitti Bellisario di Mondovì dal 2012. Dal 2016 dirigente scolastico reggente del liceo Vasco Beccaria Govone, già consigliere comunale dal 2010-2012 a sostegno del sindaco Viglione. Ancora buongiorno, io comincerei immediatamente con le nostre domande. In corsa per la poltrona a sindaco di Mondovì con la coalizione Insieme per Mondovì. Che significato ha questo nome per voi? Sì, io ho raccolto negli scorsi mesi l'invito di molti concittadini e concittadine a propormi come candidato a sindaco della città di Mondovì. E in questi mesi appunto ho raccolto attorno a me tante persone, un gruppo molto generoso, entusiasta, che vuole appunto provare a dare tutto con impegno, con generosità, con creatività per lavorare allo sviluppo, al miglioramento di vita, delle condizioni della nostra città. Insieme, certo, insieme, perché insieme c'è più forza, perché insieme ci facciamo coraggio, perché insieme facciamo venire fuori le cose più belle di tutti, perché insieme abbiamo maggiori risorse, ce la possiamo fare, perché insieme abbiamo tanti piccoli, grandi talenti che possono essere uniti per contribuire meglio appunto allo sviluppo della nostra città. Questo è il significato della mia coalizione. La coalizione che mi sostiene è formata da 5 liste, sono 3 liste civiche, lista Garello, Fiducia in Comune, Mondovì Attiva. Queste ultime due sono coalizioni civiche già da più anni presenti nel panorama amministrativo della città. C'è un sostegno anche della lista di Forza Italia e la lista di Lega Nord. È una candidatura, la mia preeminentemente civica. E devo dire che nonostante la denominazione politica di due delle mie liste, l'obiettivo principale di tutti i candidati che sostengono la coalizione Insieme di Mondovì è quello di occuparsi, curarsi, preoccuparsi del bene della città, della nostra città che tutti amiamo, nella quale abitiamo, nella quale lavoriamo e che vogliamo proporre con un nuovo slancio verso il futuro di tutti. Ogni amministrazione ha sicuramente degli elementi positivi, ma anche negativi durante il suo svolgimento, diciamo il suo mandato. Per quanto riguarda il doppio quinquennio di Stefano Viglione, in che maniera voi cercherete di inserirvi e che cosa farete di diverso? Beh, ogni volta che si inizia un lavoro bisogna prendere atto di quello che c'è, valutare attentamente quanto è stato fatto e valutare quali sono i progetti o i piani, gli interventi a corto, medio e lungo termine. Sicuramente l'amministrazione Viglione ha fatto molte cose positive, penso per esempio alla riqualificazione del centro storico. Penso anche a un certo impulso nel turismo, dato per esempio dalle molte ed efficaci e significative manifestazioni che hanno offerto Mondovì alla visita e all'apprezzamento di tantissime persone, di tantissimi turisti. In questo senso occorrerà per esempio continuare a lavorare, continuare dunque con la riqualificazione del centro storico, renderlo ancora più attrattivo. Rilanciarlo forse in un contesto anche di territorio più significativo, e creare anche delle occasioni di sviluppo del commercio naturale del nostro centro, della città, con sgravi fiscali, con incentivi, per esempio. Nel tema invece di quanto forse poteva essere svolto, perlomeno con un iter più rapido, penso al piano regolatore della città di Mondovì, che è finalmente giunto alla fine di un percorso con un documento di revisione che deve essere posto al più presto alla delibera del Consiglio Comunale. In questo senso io credo ci sia urgente necessità per la nuova amministrazione di esaminare immediatamente il documento e vedere se risponderà
a certi punti importantissimi che sono praticamente lo stop drastico al consumo del suolo, il riutilizzo dei contenitori, un'attenzione più significativa ancora all'ambiente, all'impatto ambientale di quanto c'è o comunque al risparmio energetico, dovrà appunto questo documento andare rapidissimamente alla delibera del Consiglio Comunale. Questi sono dei temi importanti, penso anche al completamento del terzo lotto della tangenziale di Mondovì. Mondovì è l'unica città delle Sette Sorelle che non dispone di una tangenziale completa e questo è un problema significativo per la nostra città come impatto intanto ambientale, impatto acustico, ma anche rilevanza di un traffico pesante che va davvero a complicare il transito in città ed è necessario che il Comune si attivi in modo molto efficace verso gli enti competenti a sollecitare il completamento il più rapido possibile della tangenziale. Credo che un altro passo molto importante e necessario per Mondovì sia un progetto di mobilità lenta per la città, che tenga in conto le esigenze di automobilisti ma anche di ciclisti e di pedoni e quindi che contempli una nuova disposizione anche appunto della viabilità in questo senso, naturalmente tenendo anche conto del traffico da e verso le frazioni di Mondovì che sono una parte importante di completamento fisiologico della nostra città e che hanno diritto di essere collegate in modo assiduo e regolare. Anche la funicolare, che è meta di attrazione, che costituisce il simbolo, uno dei simboli della nostra città, andrà riproposta con orari più consoni alle esigenze dei turisti, degli stessi cittadini e delle cittadine, dei giovani, magari con un prolungamento d'orario serale, soprattutto nei mesi estivi e durante i fine settimana. Ha toccato sicuramente un tema di importanza cittadina, ma anche comunque interessante proprio dal punto di vista storico. Infatti Mondovì, lo sappiamo benissimo, è anche una città d'arte oltre ad essere immersa nel verde, quindi per quanto riguarda proprio le iniziative, al di fuori del classico raduno aerostatico che ormai fa parte un po' della storia cittadina, come intendete valorizzare le bellezze culturali morregalesi o comunque che tipo di politica del turismo deciderete di affrontare? Sì, beh, innanzitutto desidererei sottolineare quello che è il calendario degli eventi e delle manifestazioni di Mondovì che si snoda durante l'anno, che è un calendario già molto ricco. Ricordo il Festival delle Mongolfiere che lei ha citato, ricordo la mostra dell'artigianato nei mesi estivi, la fiera di primavera, il grande evento di Peccati di Gola nell'autunno. Queste manifestazioni danno luce su quelli che sono i punti di più attrattiva della nostra città, che è inserita però in tutto un contesto di comprensorio di ambiente che offre degli spunti storici, artistici, culturali, ma anche paesaggistici, è situata vicino alle montagne, è situata adiacente alle colline, è una città dalla forte tradizione di eccellenza enogastronomica, quindi io credo che sia molto importante fare sistema, collocare Mondovì insieme ai comuni vicini e cercare di spingerla nel contesto del suo territorio, che è un territorio davvero molto ricco e che già è molto apprezzato da turisti, anche stranieri. Forse è anche più importante imparare a comunicare meglio quanto si ha, magari sfruttando anche dei canali che oggi sono più gettonati anche da chi sceglie mete turistiche, quindi potenziare il sito web del comune, magari preparare una app
anche a disposizione del turista, promuovere la città su pagine di social, per esempio, mi sembra molto importante. Io vorrei anche valutare meglio quello che è già una risorsa per la città di Mondovì, che conosco bene, che è il turismo scolastico, il turismo giovanile, che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento grazie a tutti i progetti europei, Comenius, Erasmus, scambi culturali, che sono stati attivati con molta e proficua soddisfazione dalle scuole di Mondovì. Questo è un po' il tema, quindi porrei l'accento soprattutto sul fare sistema, ovviamente coinvolgendo sempre, ecco, insieme, dicevamo prima, quindi ci sono delle associazioni sul territorio che possono e debbono aiutare, che debbono sedersi al tavolo col comune, coi comuni, per imparare a valorizzarci meglio, a lavorare insieme, a fare squadra, a fare sistema. Questo credo che sia la carta vincente per dare a Mondovì una nuova spinta sul palcoscenico del turismo della nostra regione. Esistono anche però delle problematiche legate ad esempio ai contenitori vuoti di piazza. Come si potrebbe agire anche in questa direzione, secondo lei? Ci sono certamente molte, negli ultimi anni si sono sviluppate molte problematiche relative a quelli che lei definisce i contenitori vuoti, che debbono essere affrontate in modo molto consapevole anche di quanto è l'impegno, soprattutto l'impegno economico. L'altro giorno ho incontrato il Presidente del Parlamento europeo qui a Mondovì e gli ho rappresentato, tra i progetti che mi stanno particolarmente a cuore, a me e alla mia squadra, anche quello del recupero dell'ex caserma Galliano, per farne, secondo il nostro progetto, una cittadella del gusto, per valorizzare l'eccellenza scolastica del nostro istituto alberghiero, ma non solo, creare dei laboratori artigianali di apprendimento con dei maestri del nostro territorio, delle scuole estive a disposizione anche di altri giovani o di richiedenti dall'estero. Certamente è un impegno significativo, occorre un impegno grande da parte di enti di livello superiore, per finire, ricordavo prima appunto il mio incontro con Tajani, anche i fondi europei, e questo è un tema molto importante che mi sta a cuore, perché nella crisi attuale non si può soltanto lamentarsi, bisogna vedere dove andare a prendere i finanziamenti che ci servono per andare avanti, e l'Europa costituisce uno dei canali principali di finanziamento. Nella mia esperienza professionale ho potuto avvalermi di moltissimi di questi finanziamenti, ovviamente nella progettazione occorre essere molto capaci, conoscere a fondo le regole del gioco, ma non si può perdere questa occasione. Ancora riguardo ai contenitori, che sono situati, molti dei quali sono situati a Mondovì Piazza, nella parte alta, penso l'attuale, per esempio l'attuale edificio che ha ospitato il Tribunale fino a poco tempo fa, ha un interesse dalla Guardia di Finanza per collocarvi il comando cittadino, attualmente vi è allocato anche, sono allocati gli uffici del giudice di pace. Pensiamo anche di lavorare a un migliore sistema che coinvolga la biblioteca comunale, spostandola nell'edificio attualmente vuoto delle ex orfane e creando appunto un complesso culturale, ma anche di offerta giovanile, penso a un caffè letterario, nelle immediate vicinanze di Piazza d'Armi, piazza dalla quale appunto è più facile raggiungere questo luogo. Nell'ex biblioteca, dove attualmente ha sede la biblioteca comunale, potremmo spostare il museo della stampa e così operare una sorta di circuito che partirebbe dalla stazione a monte della funicolare e accompagnerebbe le persone partendo dalla chiesa della missione, il museo della ceramica, appunto il museo della stampa, fino alla torre del Belvedere, il Vescovado e il Parco del Tempo. C'è ancora il tema molto importante dell'ex ospedale, sul quale mi piacerebbe richiamare l'ente provincia e la regione agli impegni assunti in allora sulla ricollocazione del liceo scientifico di Mondovì, un tema che purtroppo
portato avanti da molti anni in modo insufficiente, a mio parere. Bisogna arrivare a definire al più presto le modalità, i tempi e anche come dire, la natura tecnica della possibilità di spostare questa scuola, perché le scuole devono avere la possibilità di offrire ai ragazzi dei locali adeguati, non soltanto per abitarvi buona parte delle proprie giornate, ma anche per essere all'altezza delle sfide educative e didattiche di oggi. Sul tema scuola vorrei anche dire che il Comune dovrà continuare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, il lavoro che ha fatto in questi anni, che è quello soprattutto della messa in sicurezza di tutti gli edifici, anche per l'inclusione degli utenti disabili, dell'abbellimento laddove possibile, sempre con riferimento a quanto affermavo prima anche in merito agli ambienti nuovi che sono necessari per un apprendimento moderno ed efficace. Mi collego tra l'altro a tutte queste tematiche per cambiare anche un po' argomento, ma affrontare due temi che sono sicuramente importanti. Il primo, quello del rilancio industriale, e secondo, quello appunto dei giovani. Insomma, che novità, insomma, che sviluppi dobbiamo aspettarci su questi due fronti? Sì, il lavoro e lo sviluppo sono uno dei temi principali posti nel mio programma di mandato e che dovrà essere posto appunto nell'agenda amministrativa della nuova amministrazione, perché soprattutto in questi tempi di difficoltà sociali ed economiche l'ente comune deve fare il possibile, anche oltre a quelle che sono prettamente le sue competenze specifiche, insieme a tutti gli attori istituzionali dell'industria, dell'artigianato, del commercio, per favorire delle nuove occasioni di sviluppo e di impiego. Io ho intenzione di convocare subito un tavolo di lavoro insieme a questi attori che le ho citato per valutare anche se ci siano delle realtà di interesse, di insediamenti verso la città di Mondovì. Penso naturalmente a un nuovo piano per gli insediamenti industriali e quindi all'offerta di terreni a prezzo di costo, a un incubatorio di impresa, soprattutto per quanto riguarda come dicevo prima i temi caratteristici per Mondovì, che sono sostanzialmente l'enogastronomia, il turismo per esempio. Penso naturalmente anche in rapporto all'esperienza della formazione scolastica dei giovani, alle esperienze di stage e alternanza scuola-lavoro che dovrebbero creare delle opportunità maggiori per i giovani di raccordarsi con il mondo delle professioni, di farsi conoscere, di attrezzarsi meglio verso quanto li attende. Ovviamente anche in questo caso occorrerà sollecitare le imprese o tutte le realtà presenti affinché offrano piena collaborazione a questa formazione che si intende coltivare ancora di più per i nostri giovani. Credo che sia anche molto importante sviluppare la consulta giovanile del Comune di Mondovì, allargandola anche a delle componenti scelte nei vari istituti superiori cittadini, proprio per valutare con loro, ascoltando loro, sentendo loro, quanto si può fare anche in tema di messa a conoscenza di opportunità di lavoro da noi ma anche all'estero, cercando magari anche di integrare i percorsi formativi con dei corsi linguistici per esempio. Ecco, conoscenza, ascolto, conoscenza, dialogo e anche impulso a tavoli di lavoro comuni insieme, come dicevo prima, per non farci scappare nulla delle possibilità che sono poste alla nostra attenzione. Anche il polo logistico a cui accennavo prima deve costituire un momento molto importante di crescita per la nostra comunità. Il polo logistico intende porsi come retroporto di Savona Vado, visto il grande investimento che è stato fatto recentemente appunto a Savona per lo snodo di merci da e verso tutta Europa.
Anche qui gli enti preposti, soprattutto Regione e Stato, dovranno rispondere in tempi brevi e offrire delle soluzioni per il collegamento strutturale tra il porto appunto e la nostra zona alle porte di Mondovì, dove intenderemmo collocare e sviluppare questo polo logistico che vedo come una possibilità molto, molto grande di sviluppo. Questo è un po' quello che penso riguardo all'occupazione e al lavoro. Un altro tema molto significativo e sentito è quello dell'attivazione e dello sviluppo della banda larga per le imprese che intendono porsi in modo capillare e efficace all'attenzione del mondo del business, e anche questo è un tema che dovremo considerare per permettere appunto un adeguamento moderno e che dia delle risposte concrete, che possa rilanciare anche le nostre aziende in un panorama più ampio, è quello che oggi viene richiesto dal mondo sostanzialmente. Tocchiamo adesso un tema un pochino delicato. Qual è la vostra idea, insomma il vostro pensiero per quanto concerne l'immigrazione? Sì, certamente occorre fare una premessa. Il tema dell'immigrazione è un tema dei richiedenti asilo, dei profughi, che ha posto i comuni in grande difficoltà negli ultimi tempi, perché è stato un problema che è stato scaricato sui comuni in modo forse superficiale, affrettato e senza una logica organizzativa e di gestione e di inclusione. Si percepisce in molti cittadini un senso di insicurezza rispetto a questa tematica. Io credo che un momento importante sia quello, anche in questo caso, di lavorare insieme il comune con altri comuni, di fare rete, di porsi in una prospettiva rispetto alla prefettura, rispetto allo Stato, di gestione più logica dei flussi in arrivo. Non è più possibile concentrare troppi profughi in parti della città, in quartieri, occorre dare una risposta per esempio utilizzando il sistema SPRAR, che permette al comune in primis, appoggiandosi ovviamente a delle realtà di volontariato, di assistenza sociale, di inserire nel tessuto cittadino i profughi in modo più distribuito. Occorre pensare anche a delle iniziative di integrazione e di inclusione, per esempio l'apprendimento, l'insegnamento della lingua italiana, l'insegnamento delle regole del nostro paese e anche, se possibile, la possibilità offerta di contribuire con un lavoro volontario alla comunità in cui si è stati accolti. I cittadini segnalano spesso che anche in quanto a sicurezza nella città si potrebbe ovviare con qualche sistema migliore. Si pensa per esempio a potenziare il sistema di videosorveglianza e di illuminazione, ma anche a creare un presidio con le forze dell'ordine permanente per interagire meglio e porre la città a dare ai cittadini un senso di più presenza, di più aiuto, di più sicurezza nella vita quotidiana, soprattutto forse nelle ore serali e nei luoghi meno popolati della città. Anche nel suo ruolo di dirigente scolastico, lei pensa in qualche maniera che le nostre scuole possano essere importanti non solo, ma anche da questo punto di vista? Sì, certamente, ma nella scuola sono già attivi da anni dei progetti di inclusione e integrazione verso tutti gli allievi, quelli con più fragilità, e tra questi forse anche certamente gli allievi provenienti da altri paesi o figli di immigrati più o meno recenti. Nella scuola sono attivi già da anni dei progetti anche di trasmissione di culture, di tradizioni, con degli eventi che vengono organizzati già con un discreto successo da anni. Penso per esempio al recente avvenimento evento EcoChef presso l'Istituto Alberghiero di Mondovì.
Quindi sicuramente anche nelle proposte didattiche di cittadinanza attiva si cerca di educarci ed educare tutti al rispetto della città in cui viviamo, al rispetto delle tradizioni, delle leggi, ed aiutarci a capire e a superare anche il razzismo, la xenofobia, ad avere rispetto dell'altro come portatore di cultura e di ricchezza. Ovviamente questo rispetto dobbiamo impararlo tutti, ospitanti ed ospiti. Adesso una domanda un pochino più tranquilla, se vogliamo. Nel caso venisse eletta, su che cosa comincerebbe immediatamente a lavorare la vostra amministrazione? E inoltre, riuscirebbe a mantenere entrambi i suoi incarichi, quindi a questo punto quello di sindaco ma anche quello di dirigente scolastico? Sì, un accenno a quelle che sono le idee per l'immediato futuro seguente alle elezioni, li ho già accennati. Intanto dei tavoli di lavoro con quelli che sono i rappresentanti dei presidi importanti della nostra città, dalle forze dell'ordine, servizi sociali, presidi ospedalieri, associazioni ed enti, proprio perché è imprescindibile l'ascolto e la condivisione della situazione e degli obiettivi per trovare delle soluzioni condivise. Penso naturalmente anche in questo, lo ricordo ancora, al tema dello sviluppo, del lavoro, come dicevo prima, e naturalmente anche, come accennavo ancora prima, a rendermi conto pienamente della realtà che attiene appunto l'immigrazione nella nostra città, per trovare delle soluzioni che siano attuabili in tempi rapidi. Sì, il mio incarico è, certamente io mi rendo conto, avendo accolto questo invito a presentarmi, a candidarmi come sindaco di Mendovì, mi rendo conto che questo sarà un gravosissimo impegno. L'ho scelto consapevole, io ho raggiunto anche l'apice di quella che è la mia carriera professionale, ho lavorato molto, ho raggiunto ogni traguardo da sola, con le mie forze, non ho mai avuto aiuti da nessuno e dietro di me non ho né padroni né padrini, anche perché provengo da una famiglia molto semplice che mi ha insegnato a raggiungere i traguardi con lo spirito di sacrificio, il lavoro e la dedizione. Non ho interessi a carriere politiche, ho un'età in cui certi traguardi ormai li vedo come irraggiungibili. E dunque ho proprio davvero interesse, insieme alla mia squadra, a mettere a frutto quelle che sono le mie competenze, di esperienze di vita per la mia città. Quindi so che questo sarà il primo impegno e il più importante che mi aspetterà. Parte del mio incarico è un incarico che si esaurirà con la fine di quest'anno scolastico, e per il resto del mio incarico io dispongo di uno strumento che è il congedo, l'aspettativa dal mio lavoro, un congedo che è permesso ai dipendenti statali e che altri per esempio non hanno, e quindi lo valuterò attentamente, lo utilizzerò senz'altro anche per affrontare al meglio questo impegno che accolgo con senso di responsabilità ma anche con tanto entusiasmo e orgoglio. Io a questo punto ringrazierei davvero la nostra candidata per il tempo che ha deciso di dedicarci, e nel salutarla la inviterei ancora a fare un ultimo appello ai suoi elettori. La ringrazio. L'appello è quello di scegliere il nuovo a Mondovì, una ventata di freschezza. Io sono davvero una novità nel panorama delle candidature a Mondovì. E sono una donna, lo dico senza che questo abbia o assuma un significato femministico, rispetto di tutte le persone, uomini e donne, delle qualità e delle potenzialità che ciascuno ha. Certamente una donna ha un pensiero diverso, una sensibilità diversa, io penso che questo possa anche contribuire a quel completamento del pensiero, dell'idea, del progetto, che può essere quel valore in più. Sono anche molto fiera di rappresentare tutte le donne che per tanti motivi legati ai loro molteplici impegni di vita, di famiglia, di lavoro, non riescono magari ad arrivare ad un impegno politico che vorrebbero.
Io sono una mamma, sono da poco anche una nonna, quindi penso di avere anche esperienza di gestione di queste caratteristiche della vita della donna, anche proprio per dare una mano alle donne di Mondovì, alle donne che lavorano, a tutte le donne presenti sul nostro territorio. La nostra squadra è una squadra di persone molto concrete, di buon senso, persone che non hanno interessi privati, che non hanno interessi o mire politiche, che sono mossi davvero dal desiderio di contribuire insieme a costruire qualcosa di bello per la nostra città, che lo merita, perché la città che noi tanto amiamo, il cui profilo riconosciamo con gioia quando ritorniamo a casa sulla collina, la città che ci ha visto crescere, che ha visto crescere le nostre famiglie, merita di avere un futuro all'altezza di tutti noi. Io credo di rappresentare questa potenzialità e mi metto a disposizione con umiltà, ma con molta consapevolezza, e saprò dedicare ogni mio impegno, ogni mia forza per questo fine. Grazie a tutti.